un altro citofono, ecco perché esitava. E la signora, scavalcandomi discretamente con la voce, dice: Fausto, so io. Chi è? E fa: non ci sente tanto mio marito. Mi dice: Fausto, so io. Chi è? E intanto il portone che è iniziato a chiudersi tra noi e il citofono, ma sai come si chiudono i portoni? Uno scatto dopo l'altro per non dare fastidio, per non fare rumore quando si chiudono. Chi è, Fausto? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? E quello la signora mi guarda e mi fa: mi si è proprio rincoglionito. Ma non con cattiveria, tant'è che un attimo dopo abbassa la testa quasi a vergognarsi di quello che ha appena detto il marito. E poi niente, io che salgo veloce le scale, non senza prima averle chiesto: signora, ma vuole che l'aiuti? No, grazie, mi fa, non pesa poi tanto. E poi niente, io che salgo veloce a tre le scale, e quando arrivo all'altezza del terzo piano sento da dietro una porta una voce che fa: chi è? Chi è? Chi è? E la signora giù i suoi passi che salgono renti, sarà appena la seconda rampa, poi la sento che si ferma, posa le buste, le ritira su e rinizia a salire, un gradino dopo l'altro. È finita, mi chiede per Paolo. Mi sembra proprio che ci manca una struttura drammaturgica, una suspense, una trama. No, mi sembra meglio quello su Roma, il Papa Giubileo del 2000, la storia con l'S maiuscola che si incrocia con la storia con l'S minuscola, poi sta folla che si accalca magari un po' alla Dario Fo, certo, però facciamo Dario Fo internazionale, Giubileo del 2000, tutto stranieri, turisti. Oh, please, don't push, excusez-moi, just, fa fusile, bebe, papà, che può di quello, ci blasphème, tu touch the pop, tu touch the twin balls.